Una delegazione della 12ª Commissione parlamentare permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica è stata in missione a Caltanissetta per svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, sull'incidenza dei tumori e delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica nel territorio di Gela. Sentiti tra gli altri i rappresentanti delle istituzioni sanitarie, dell'Ordine dei Medici e della Magistratura, che hanno condotto indagini contro i reati ambientali. L'incontro si è tenuto in prefettura. È un'indagine conoscitiva che la Commissione Igiene e Sanità sta portando avanti sul tema inquinamento ambientale, tumori, malformazioni feto-neonatali ed epigenetica. E questa rientra tra le tappe obbligatorie da parte della Commissione per un approfondimento su temi particolarmente delicati e che sono molto, molto all'attenzione dell'opinione pubblica. Ascoltiamo prima le audizioni e poi provvederemo a fare una relazione che sarà sottoposta all'attenzione di tutti i senatori della Commissione Igiene e Sanità per i provvedimenti dovuti. Grazie. Dai dati che si evincono dai registri tumori si evince che c'è un incremento di casi per quanto riguarda il sesso femminile di circa 50 casi, però c'è un decremento di oltre 60 casi registrati per quanto riguarda il sesso maschile. Questo ovviamente è un argomento su cui bisogna ragionare e quindi valutare il perché avvengono queste cose. Però una cosa è chiara, è evidente, che ci sono anche dei casi in diminuzione sul sesso maschile e quindi bisogna andare a vedere, a ricercare quali sono gli elementi scientifici che possano giustificare questo dato. Per quanto riguarda i malformati, una piccolissima incidenza maggiore rispetto a tutti i tipi di malformati, però questa incidenza è evidente per quanto riguarda le malformazioni dell'apparato urinario e dell'apparato muscolo-scheletrico. I dati che abbiamo ricavato dalla Regione sono dati che mostrano dei numeri che possono assumere anche una significatività statistica, però sono dati rilevati in un modo un po' particolare, con un modo di rilevazione che ha soltanto la Sicilia e l'Emilia Romagna, cioè non soltanto la rilevazione alla nascita, ma la osservazione per un anno di tutti i ricoverati. Quindi io darò questi dati alla Commissione, che metterà assieme a tutte le altre informazioni, quelle che sono le altre informazioni che riceverà. Se avrò l'opportunità dirò anche quali sono le azioni che noi stiamo facendo come azienda. La prima azione è quella di partecipare al programma regionale proprio per le aree a rischio ambientale. La seconda azione è l'attivazione degli screening e devo dire che la provincia di Caltanissetta per gli screening, che sono quelli dei LEA, è al primo posto nella regione Sicilia, compreso tutto il bacino di utenza dell'area a rischio ambientale. L'altra azione che stiamo facendo è quella che conoscete, stiamo cercando di far incrementare la quota capitaria per gli abitanti delle aree a rischio, non solo di Gela ma anche di Milazzo e della Valle del Mela, e in questo devo dire che il comune di Gela si sta facendo capofila per mettere assieme tutti questi comuni. Questa è un'azione politica assolutamente importante. E ultimo ma non ultimo, abbiamo una interlocuzione avanzata anche con l'ENI per avere dei supporti a progetti di prevenzione, a progetti di diagnostica precoce che siano più avanzati e che estendano l'attività dei LEA. Devo dire che da parte dell'ENI ho avuto una notevole disponibilità, quindi abbiamo formalizzato una bozza di progetto che è ancora assolutamente informale, su cui noi discuteremo.